Grazie per essere qui. Questo è un primo talk introduttivo su che cos'è lo Zanshin Tech, che è una cosa un po' strana. Poi se siete interessati ad approfondire potete vedere i nostri altri talk e i laboratori e capire un po' meglio di cosa si tratta. Una presentazione un po' generale. Io sono Cod. Silvia, Phoenix. Siamo tre dei quattro fondatori di questa cosa strana che è un'arte marziale. Lo Zanshin Tech è un'arte marziale, una vera e propria arte marziale, riconosciuta tra l'altro da molti maestri di arti marziali tradizionali, alcuni anche grandi maestri, però è un'arte marziale che non si occupa di conflitto fisico, quindi di conflitto tra corpi, ma di conflitto digitale. Noi ci occupiamo di tutto ciò che è aggressione digitale. Io non so quanti di voi abbiano esperienza di arti marziali. Qualcuno di voi ha fatto arti marziali? Ok, che cosa? Ok, ok, tutte cose curiose. Karate, ok. Cosa? Kung Fu, ok, quindi abbiamo Cina, abbiamo tutto il mondo praticamente. Ok, per chi non ha mai fatto arti marziali? Quello che è, quello che arti marziali non è, per chiarire un pochino. Zanshin è una parola giapponese che indica la tranquillità del maestro di arti marziali, è uno stato mentale, è lo stato mentale del qui e ora. Se io posso anche essere il più grande genio dell'informatica e hacker di tutti i tempi, ma se poi quando vengo diciamo sottoposto a un attacco perdo il controllo di me stesso e quindi vado in ansia o mi arrabbio, tutto ciò che so non serve a niente. Allora la prima cosa è gestire se stessi e quindi la tranquillità e lo stato mentale. Per chi di voi non conosce le arti marziali, brevemente, se quando dico arti marziali voi pensate a questo, questa non è arte marziale, ok? Sì. È completamente fuori strada. Questa è violenza, è odio, è cattiveria, è spettacolo, è voglia di fare male e montatura. Sì. L'acqua ce l'aveva in bocca il tizio. È stato tutto preparato per la foto, questo lo trovate nei film, lo trovate nei videogiochi, lo trovate in alcuni corsi di autodifesa. Questo è canalizzare la propria rabbia contro una persona, questo non è arte marziale. Non nel senso tradizionale, soprattutto giapponese, in cui Giappone, Cina comunque hanno una visione dell'arte marziale che è a tutto tondo. Chi di voi pensa, quando dico faccio arti marziali, a questo? È un pochino più vicino, però in realtà l'arte marziale come voglia di prevalere, come voglia di essere sempre sul gradino più alto del podio, come competitività e come voglio sempre essere il numero uno, voglio sempre superarmi, superarli. Lo sport non ha dei valori negativi, ok? Siamo tutti d'accordo. Però a questo livello, questo è un grande campione di judo che vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ho scelto sta foto perché non gli si vede la faccia, non ce l'ho con lui, che peraltro è anche un armadio a quattro ante, quindi niente, mi saccona di botte, ma perché a questo livello lo sport, l'arte marziale diventa agonismo. L'agonismo è voler salire sul gradino più alto del podio, voler essere sempre migliori degli altri. Questo non è arte marziale. Avete presente quelle partite di calcio in cui ci sono i bambini che giocano e a lato ci sono i genitori che gridano fallo a pezzi, fallo a pezzi, spaccagli le ossa. Ecco, quello non è neanche sport. È agonismo e l'agonismo estremo non va bene. L'arte marziale è questo. Zanshin, il qui e ora. L'essere focalizzati, tranquilli e sereni. Questo è un grande maestro, Morihei Ueshiba, fondatore dell'Aikido, ma abbiamo Karate, Gichin Funakoshi, o Jigoro Kano, fondatore del... Cosa accomuna tutti queste persone? A parte essere vecchi e giapponesi, che una volta in una scuola un ragazzino mi ha detto quindi per fare arti marziali bisogna essere vecchi e giapponesi? No. Chiunque campioni allenati, muscolosi, prestanti, dovesse scontrarsi contro di lui o qualcuno di quelli prima, farebbe la stessa cosa. Cioè, secondo voi, quello che vince le medaglie si scontra con questo qua, cosa succede? Perché quello c'ha la forza, c'ha l'agilità della giovinezza e questo c'ha la mente. Zanshin. Succede questo. Succede che Jigoro Kano è stato invitato nel 1931 a parlare del judo e non gli avevano detto che doveva fare una dimostrazione, non c'aveva neanche il keikogi, è vestito in giacca e cravatta. Quello è il campione mondiale dell'epoca. Voi direte, si è fatto ribaltare.
c'è il fondatore del judo, si fa ribaltare. No, ci sono un sacco di foto del Getty Museum e vi posso assicurare che l'uomo ne soffre tantissimo. Qui lo potete vedere dai piedi, è estremamente sta cercando di liberarsi. Guardate il viso di Jigoro Kano. Ricordate la prima immagine, la rabbia, la cattiveria? Questo è Zanshin. Ma anche questo è Zanshin. Yuzo Mifune, grande altro maestro di judo, non usa neanche i piedi. Nel momento giusto fa così con le mani e l'altro vola. E anche... è la più bella. Questo. Morihei Ueshiba con l'aikido, che... ci sono delle foto bellissime in cui tipo lui è messo così estatico e c'è gente che turbina in aria e lui così. Allora, l'arte marziale è... focalizzare se stessi e mantenere la calma. Questa è la parte Zanshin. Nella parte Zanshin noi abbiamo tutto quello che è lo studio dell'aggressione digitale, ad esempio, non so, il cyberbullismo. Noi ci occupiamo tantissimo di cyberbullismo, ma anche di adescamenti, sì, di truffe online, di tutto ciò che è aggressione digitale. Il cyberbullismo non è una cosa unica, un mostro che arriva, ti prende e ti distrugge. Il cyberbullismo è un'aggressione. L'aggressione è composta da singole tecniche. Quando qualcuno vi rapina, non è che dovete fare un corso per difendersi dalla rapina, sì, e poi l'anno dopo il corso per difendersi da una violenza carnale. Cioè, violenza carnale, rapina, violenza razziale, sono tutte composte da singole tecniche. Arrivi, mi prendi al polso, sì, mi tiri un pugno, mi tiri un calcio. A seconda di come ti muovi tu, mi muovo io. Nell'aggressione digitale ci sono 15 tecniche. Quelle 15 tecniche costituiscono base degli adescamenti, del cyberbullismo, di qualunque aggressione digitale. Ovviamente a seconda dell'aggressione ci possono essere alcune di queste tecniche oppure di altre, ma sono sempre quelle, combinate in maniera diversa. Esatto. La cosa interessante è che nel cyberbullismo ci sono tutte 15. Cioè gli adolescenti quando si attaccano provano tutte le tecniche. Poi un sottoinsieme di quelle le troverete nello stalking, un sottoinsieme di quelle lo troverete negli adescamenti dei pedofili, ma nel cyberbullismo ci sono tutte 15. Noi insegniamo a vedere queste tecniche quando le persone te le fanno. Quindi mentre sei soggetto a un'aggressione, noti dei segnali d'allarme e dici un momento, questo tizio mi sta facendo la tecnica X e ci sono le contromosse. La nostra visione è in tempo reale, quindi riconoscere l'aggressione mentre viene fatta in modo da poterla fermare nel più breve tempo possibile e evitando il più possibile che entrambe le parti si facciano del male. Certo. Zanshin è anche disciplina. Le nostre regole, la prima è non attaccare, non userai ciò che ti insegniamo per fare del male o per attaccare. La seconda è rispetto, rispetto per il tuo aggressore soprattutto. Questo è un concetto vecchio come il mondo Sun Tzu, questo secolo avanti Cristo. Metti un esercito con le spalle al muro, combatterà fino alla morte, dagli una via di fuga onorevole e scapperà. Quindi è anche strategico. Dai una via di fuga onorevole al tuo aggressore e lui non combatterà fino alla morte, se ne andrà. Ti dirà, sei talmente sfigato che vado a prendermela con qualcun altro. Va bene. E intanto se ne sarà andato. Terza regola, ciò che si dice nel dojo resta nel dojo perché il dojo è un luogo protetto. Chiunque partecipa può, si deve sentire libero di poter raccontare quello che lo turba, quello che magari che vuole condividere col gruppo. Il gruppo non lo deve giudicare, non deve appiccicare etichette, tag alla persona che sta raccontando. Però questo non è la prima regola del Fight Club, è non parlare del Fight Club. Sì. La quarta regola infatti è Zanshin Tech è un'attività di gruppo, almeno due maestri tra le vi presenti. E Zanshin Tech fuori la matematica, perché due può fare quattro, non per forza cinque. Sì, è una cosa complicata, adesso non abbiamo troppo tempo per spiegarlo, però poi semmai ne parleremo. Siccome alcune persone possono essere sia maestro che allievo, cioè ad esempio io sono il caposcuola, adesso poi vi facciamo vedere i bracciali, io sono maestro loro, ma loro sono maestri. Qua ci fosse un allievo, io sono maestro, loro sono contemporaneamente allievi miei e maestri. Abbiamo un allievo che però è maestro anche lui. Sì. Però sì, è vero. E quindi, ad esempio, in questo momento si può fare Zanshin Tech perché abbiamo una serie di persone a cascata. E l'ultima si lascia al dojo come lo si è trovato, che è disciplina. I ragazzi arrivano, non ci sono magari i computer, non ci sono i tavoli, montiamo i tavoli, montiamo i computer, facciamo l'attività, alla fine tutto deve essere riportato allo stato iniziale. Tutto questo serve per gestire la parte Zanshin, autodisciplina e controllo di sé. Poi c'è la parte tech. La parte tecnologica si basa, ad esempio, su una serie di cose, non è neanche trucchi, proprio di conoscenze tecnologiche per usare la tecnologia prima e meglio di chi ci può fare del male. Un esempio, l'OSINT, Open Source Intelligence.
fare indagini online. Noi insegniamo ai ragazzi, a, attraverso una serie di tecniche che imparano passo passo, a concatenarle, a saperle usare per poter tracciare su internet chiunque li contatti e saper ricavare nel più breve tempo possibile qualunque tipo di informazione possibile. Vi facciamo un esempio di che cosa è lo Zanshin Tech. Al primo anno abbiamo avuto tutta una serie di ragazzi e ragazze, tra cui una ragazza che era tra l'altro molto molto fragile, molto preoccupata per sé, molto, molto ansiosa. Dopo un anno di addestramento marziale, questa ragazza a 14 anni viene contattata su Facebook da un giovane sedicenne, biondo, carino, si chiama Fabio, è di Torino. Tutti i nomi sono stati censurati, cambiati, ovviamente. Ovviamente. E lei, la chiameremo Beatrice, tutta contenta e carina, chatta con Fabio e Fabio prova un po' a rimorchiarla su Facebook Messenger. Ma come con una persona che molte persone qua conosceranno, dice chiunque su internet mente, rebus. Anche Beatrice lo sa. E quindi la prima cosa che fa è dire a Fabio, che palle Messenger, andiamo su WhatsApp, che è più bello. E lo porta da Messenger a WhatsApp, perché sa che su WhatsApp c'è una cosa che non può essere falsificata. La foto può essere falsificata, il profilo anche, la bio anche. Cos'è che non posso falsificare su Facebook? Il numero di telefono. E Beatrice lo sa. Lei ha 14 anni, ma conosce una tecnica che non viene insegnata a tutti. L'arte marziale si basa anche sulla responsabilità del maestro. Io ti insegno una tecnica se sono sicuro che tu non la userai per fare del male. Prima regola. Lei è arrivata al punto in cui sa tracciare un numero di telefono e quindi da un cellulare ricavare chi possiede quel cellulare. Chi possiede quel cellulare però non è Fabio di 16 anni, è Alessandro, che di anni ne ha 25. È un neonazista estremista di un'altra città, estremamente violento, con un profilo su Facebook molto preoccupante. Molto rabbioso, iscritto a decine di siti porno e decine di siti di prostitute della sua città. È un 25enne, violento, fissato col sesso, che si finge un 16enne per adescare una 14enne. È un pedofilo. Beatrice, prima cosa, mantiene la calma, respira e si calma. Tanci. Dopodiché applica una cosa che si chiama regola del triangolo e chiama altre due persone per avvisarle di quello che sta succedendo e costruire una rete di protezione e capire come si può fare. Almeno in tre. Sì. Lei ha quattro maestri, tre oggi sono qui, lei ha fatto un pentagono. Il pentagono è più figo di un triangolo, va bene, ci piace. Ci ha chiamato tutti e quattro, noi abbiamo rifatto OSINT, abbiamo trovato un po' più di dati su questa persona, gliel'abbiamo confermati, non abbiamo detto spostati ragazzina, ti difendi. È sotto attacco, è lei che si deve occupare di allontanare questa persona. Noi siamo il team di supporto, se ha bisogno di qualunque cosa la aiutiamo. Se ha bisogno di un suggerimento, noi le spieghiamo come affrontarlo, però poi deve affrontarlo lei. E lei, molto tranquillamente, mentre chattava con Fabio... È ancora convinto di essere... Ve la dico com'è andata, bestemmione, Alessandro, so chi sei, levati dal cazzo. Perché è una lady inglese. E soprattutto, usando altre parole, forse l'effetto sarebbe stato... minore. Sì, cortesemente, per favore, vai a rompere le scatole a qualcun altro. No, molto... Lui risponde, beccato col punto in fondo. Beccato, punto. La comunicazione non verbale nel digitale. Dopodiché chiude la chat, chiude il profilo, scompare. Però noi sappiamo chi è, sappiamo dove vive, dove abita, dove lavora, sappiamo tutta una serie di cose, quindi prendiamo tutte queste chat e le passiamo a un nostro contatto nelle forze dell'ordine e gli diciamo, possiamo fare qualcosa? E lui risponde, questa volta no. Perché l'intera aggressione, da quando Fabio ha contattato Beatrice a quando è stato allontanato, è durata soltanto 9 minuti. E quindi non c'è stato il tempo materiale di commettere reato, non c'è riuscito. Cioè tutto quello che vi abbiamo raccontato si è svolto in 9 minuti. Ovvio che il tizio è stato segnalato, ovvio che lui mi ha detto non ti preoccupare, abbiamo dei sistemi per poi andare a controllare se davvero questo qui è interessato a quel tipo di ragazze lì. Magari la prossima settimana lui conosce una ragazzina carina, simpatica, disposta poi a farsi corteggiare e poi magari a farsi una foto senza maglietta, una foto senza reggiseno, perché poi si arriva lì e poi lì iniziano i ricatti. Ora che ho questa foto me ne fai una senza niente, ora che ho questa foto senza niente mi fai un filmato, ci vediamo, perché è così che funzionano molti adescamenti dei pedofili. Ovviamente la prossima settimana magari lui conosce una ragazzina fatta più o meno come Beatrice, molto più disposta a fare foto intime, che in realtà è un poliziotto coi baffi, ma lui non lo... Quindi non è compito nostro, noi non siamo giustizieri, non ci facciamo giustizia da soli,
Noi non andiamo in giro a cercare le persone per punirle. Noi vogliamo che Beatrice sia sicura. Beatrice ha applicato le regole delle arti marziali. Do il benvenuto all'aggressore che arriva, lo saluto mentre se ne va. Lei è al sicuro e lui non penserà che lei lo ha denunciato, perché passeranno settimane, mesi prima che qualcuno lo vada magari a prendere, perché poi lui magari ha adescato il poliziotto con i baffi di qui sotto. Allora, Beatrice, quel numero di telefono lo usa molto spesso anche pubblicamente, sa che è un numero di telefono non sicuro, è parte della sua gestione dell'identità digitale aver scelto di non proteggere quel numero di telefono. Ha applicato una tecnica dell'arte della strategia cinese che si chiama sacrificare il pruno per salvare il pesco. Cioè, io ti do qualcosa, ma in cambio ti frego con qualcosa, ottengo un vantaggio più grande. Ha sacrificato il suo numero di telefono. Che poi non è stato un grande sacrificio perché era già pubblico. Cioè, avendo il suo Facebook, il numero lo poteva già rintracciare se fosse stato un minimo schellato. Sì, quel numero lì l'ha usato già anche per degli annunci online. Cioè, lei sapeva che comunque quel numero, alla fine, se lui sapeva fare OSINT, l'avrebbe trovato. Ci sono stati dei casi in cui invece non abbiamo utilizzato quello, abbiamo utilizzato altre cose, monitoraggi più passivi, OSINT fatti in maniera diversa. Però questa è una cosa interessante, lo vedremo poi nel talk sull'OSINT che faremo domani. Rispetto alle indagini che possono fare le forze dell'ordine e che fanno a posteriori, a reato compiuto, quando magari l'aggressore se n'è già andato e ha già cancellato le tracce, noi abbiamo la possibilità di interagire con l'aggressore. Noi lo facciamo prima, preventivo, per capire chi sei, e durante l'aggressione, per cercare di raccogliere prove in modo che possano essere poi tutte documentate. I ragazzini, lo vedrete nel talk dell'OSINT, chi vuole vederlo, raccolgono tutto quello che trovano online in modo che la catena sia verificabile dalle forze dell'ordine. Quindi non ho trovato questo tizio su internet, ma dal numero di telefono sono andato su questo sito ho trovato nome e cognome, poi ho trovato questo profilo risale a questa foto, la foto è uguale a quella che mi ha spedito, uguale a quella del profilo, quindi è lui, e quindi l'ho verificato. Sì. Insegniamo ai ragazzi a tenere traccia di ogni singolo passaggio che fanno durante le ricerche online in modo da poter ricostruire facilmente tutto il loro ragionamento. Ovviamente, se non ho abbastanza informazioni, posso scegliere, con l'aiuto dei maestri, stando attento, di farmele dire dall'aggressore. L'aggressore, questa è a base delle arti marziali, è il più debole della coppia. Aggressore è bersaglio, non vittima. Siete vittima se vi arrendete. Se vi arrendete all'aggressore, voi siete un bersaglio. Tra A e B, tra aggressore e bersaglio, il più debole è l'aggressore. Perché l'aggressore ha un bisogno. Se no non viene da me. Io vivevo benissimo anche senza aggressione. Lui viene perché ha bisogno di me. Quindi è sbilanciato. Se io cammino all'indietro, l'aggressore mi segue e dice vieni, aspetta, dove vai? E si sbilancia e mi segue. Quindi posso estrarre delle informazioni. Di recente ci siamo occupati di un caso di truffa, la classica truffa. Bella ragazza su Facebook, apre il profilo alle ore 4. Alle 5 ti contatta, alle 5 e mezza sei in video chat hard con lei. Non dovresti, ma c'è gente che ci va, adulti, che poi alle 5.45, perché ha fatto presto, si ritrovano, sto facendo un'ipotesi, si ritrovano sotto aggressione, con dammi dei soldi, se no ti rovino, ti suiciderai, ti succederà di tutto, io ti distruggo la vita, mando questo filmato che ho registrato a tutti i tuoi amici, a tutti i tuoi contatti. Questa tizia è andata nel panico, ci ha chiamato, abbiamo gestito noi l'aggressione, e a un certo punto questo tizio, diciamo il gruppo di ricattatori voleva la foto dei 200 euro, dimmi che hai 200 euro, è partito da 2000. Dammi 2000 euro, il messaggio dopo, 900, poi, vabbè, dammene 200, quindi già il fatto che scendessero. Poi, hai 200 euro, fammi vedere la foto, dammi la foto di 200 euro. Io ho fatto la foto della mia mano che teneva 200 euro, però non gliel'ho spedita via WhatsApp. Gliel'ho messa su un sito e gli ho dato un link. Il sito è un sito di image sharing, ma utilizzando un URL shortener particolare, quando questo ha cliccato sul link, io avevo il suo indirizzo IP, il suo cellulare, il telefono ce l'avevo già perché eravamo su WhatsApp, e un po' di informazioni in più sono iniziate ad arrivare. Era davvero in Costa d'Avorio dove diceva di mandare i soldi. Quindi una serie di cose in più sono arrivate e abbiamo aggiunto informazioni, perché abbiamo la possibilità di interagire con l'aggressore. Questo è in generale quello che si fa a Zancin Tech. Un'ora e mezza di corso ogni settimana, da ottobre a maggio, sia ragazzi che adulti, e si impara a gestire se stessi e a gestire la tecnologia. Il primo anno si imparano a riconoscere le tecniche base, il secondo anno si impara a capire come ragiona un aggressore, il terzo anno si impara a litigare socialmente, perché se mi aggredisci pubblicamente su un gruppo, magari un bullo che prende in giro un'altra persona, io non posso semplicemente convincere te ad andartene.
devo fare in modo che la pressione del gruppo ti faccia andare via. Cioè, tu mi prendi in giro, tutto il gruppo ride di me. Ma quando tu mi dici delle cose, io ho delle tecniche apposta, per cui tu mi dici una cosa, io la prendo, la ingigantisco, la storgo, la giro, te la rigiro contro. E alla fine la gente ride di te e non ride. E sei tu che te ne vai e scegli di andartene. Perché sennò, alla fine, ci fai una brutta figura. Quindi il combattimento sociale è tutta gestione di masse di persone. È quello che usano anche i politici, solo che i politici usano tre tecniche becere. Noi ne abbiamo un po' di più. Ed è molto divertente. È molto divertente, assolutamente. Un'altra cosa, il corso Sfit. Corso Sfit. Di recente siamo partiti col primo corso professionale per maestri Zanchintec. Noi siamo a Genova, abbiamo due dojo a Genova, ma esiste un dojo a Milano. Guardo il maestro del dojo di Milano, esistono due dojo a Roma gestiti entrambi da grandi maestri di arti marziali tradizionali che hanno aggiunto lo Zanchintec al loro bagaglio, apriranno a Verona e in molti altri luoghi. Abbiamo oggi un corso di formazione professionale che rilascia un certificato di competenze professionali che serve anche per lavorare nelle scuole, consulente mediatore esperto in cyberbullismo. Il consulente mediatore è quello che fa da mediatore tra il ragazzino che magari ha fatto la cavolata e non sa come dirlo agli adulti, e il mondo degli adulti. Quindi io ascolto il ragazzino, parlo la sua lingua, dico sì, ok, ho capito cosa ha fatto, adesso cerchiamo il modo migliore di spiegarlo ai professori, ai genitori, alle forze dell'ordine, e cerchiamo di risolvere la situazione. Questo certificato è riconosciuto dal MIUR, e quindi riconosciuto a livello europeo, e in questo modo esatto abbiamo creato la prima professione europea di esperto in cyberbullismo. A quanto pare siamo la prima professione europea. Adesso settembre-ottobre, il corso verrà organizzato nord, centro e sud Italia. Nord forse o Milano o Genova, centro Roma e sud Caserta, perché abbiamo tantissime richieste. È un corso professionale, ovviamente, ma se qualcuno è interessato a portare la Zanchintec nella sua città e a farlo come lavoro, come secondo lavoro, pensateci, perché dà anche molta soddisfazione. Ovviamente bisogna avere, più che le competenze informatiche, che quelle si acquisiscono, la capacità di essere dei punti di riferimento per i ragazzi e riuscire a stare con i ragazzi. Esatto. Non sembra, ma non è semplice. E consigliamo sempre sia un maschio che una femmina, quindi avere i due punti di vista maschile e femminile, perché sono anche con gli adulti, assolutamente. Sì. Bisogna stare anche con gli adulti, che certo. Sì. Per chi fosse interessato, vi metto i nostri contatti. Eccoci qua. Ci trovate un po' ovunque, Telegram, telefono, Twitter, Facebook, Google, abbiamo anche un canale IRC, ma non è presidiato costantemente, però per gli old style, se volete parlarci via IRC, siamo anche su IRC. Qualunque domanda, perplessità, chiedeteci, riempiteci di domande. Oggi pomeriggio facciamo un laboratorio su smontare il cyberbullismo e quindi capire come funziona e quali sono le tecniche che compongono un'aggressione di cyberbullismo, basandoci su una storia vera.